Si è tenuta ieri la conferenza stampa di presentazione per i prossimi incontri pubblici del candidato a sindaco Massimo Laporta. Presenti i rappresentanti delle quattro liste Agropoli Oltre, Agropoli Può, La Nostra Agropoli, Massimo Laporta sindaco. Hanno presenziato alla conferenza stampa, insieme al candidato a sindaco Massimo Laporta, Emilio Malandrino, Ermelinda Bonora, Marco Gallo, Gianni Petrizzo, Antonello Enrico, Maristella Bonora, Gigi Rizzo. Il programma giovedì 19 alle ore 20 sarò presente in un incontro tra i candidati. Anche qui c'è un'anomalia, sembra che ci sia qualche candidato che non parteciperà. Io come candidato sindaco, che rappresenterò tutti voi, sarò presente a rispondere all'associazione Lega Ambiente qualsiasi domanda che mi verrà formulata. Venerdì 20 ci sarà il nostro evento, quello dei 64 candidati delle nostre quattro liste che, le ripeto, come sono state sorteggiate: Agropoli Può, Agropoli Oltre, La Nostra Agropoli, Laporta Sindaco. Questo è il sorteggio che la Commissione Circondariale di Vallo ci ha assegnato come posizione nella lista elettorale, che vi comunico che ancora in questo momento non è pervenuta. La mia posizione, insieme alla coalizione, siamo in terza posizione. Andiamo avanti con, come vi dicevo, la presentazione verrà fatta sul porto turistico di Agropoli nel ristorante La Sciabica, venerdì 20 alle ore 20. Sabato 21 ci sarà un incontro con i cittadini località Mattina alle ore 19. Domenica 22 incontreremo i cittadini di San Marco presso il Lido Tre Conchiglie alle ore 19. Poi siamo a lunedì 23, alle ore 18 incontro i candidati a sindaco organizzati dall'Associazione Turistica Vivi Cilento. Anche qui forse ci sarà un metodo diverso, sarò presente soltanto io e poi a seguire, o in anticipo, ci sono altri candidati invitati. Martedì 24 incontriamo i cittadini in località Moio alle ore 18.30, mercoledì 25 alle ore 18.30 incontro con i cittadini località Fonti, giovedì 25 maggio ore 20 vi è il confronto organizzato dall'emittente televisiva Cilento Channel tra i quattro candidati sindaci alle ore 20. Giovedì, l'abbiamo detto, venerdì 27 incontro con i cittadini presso il Lido Azzurro, lì chiariremo definitivamente il nostro progetto sulla Posidonia Oceanica, un tema che se ne parla in città e noi siamo pronti a dare la soluzione. Sabato 28 vi è il nostro intervento in piazza Vittorio Veneto, sarà il nostro comizio pubblico, la nostra squadra sarà presente vicino a me e partiremo nel rappresentare alla città di Agropoli quello che è il progetto Destinazione Agropoli. Siamo poi domenica 29 alle ore 11 incontriamo i cittadini in piazza delle Mercanzie, anche lì rappresenteremo quello che è la nostra visione di quel luogo che ormai giorno per giorno si intasa e si lascia sempre meno spazio ai cittadini. Anche lì con estrema chiarezza noi rappresenteremo qual è la nostra idea di quell'area. Domenica 29 incontro con i cittadini nel centro storico, il nostro polo culturale che è rappresentato nei sei progetti speciali di Destinazione Agropoli, per noi è un punto fondamentale del programma. Illustreremo ai cittadini del centro storico qual era la nostra idea del borgo medievale. Poi siamo lunedì 30, incontriamo i cittadini in località Madonna del Carmine alle ore 19. Martedì 31 incontro con i cittadini in via Salvo d'Acquisto alle ore 19. Mercoledì 1 giugno siamo stati invitati ad un confronto tra i candidati presso l'emittente televisiva Stile TV alle ore 20. Giovedì 2 incontreremo i cittadini in Piazza della Repubblica alle ore 19. Venerdì 3 incontreremo i cittadini di Via Risorgimento lungomare San Marco alle ore 19. Non è scritto però alle ore 19. Sabato 4 giugno ore 19 incontro con i cittadini, ritorniamo in località Mattine.
Domenica 5 incontro con i cittadini in località Moio, in particolar modo Piazza Serpentone, dove sta il bar Serpentone. Lunedì 6 incontriamo i cittadini al porto di Agropoli, alle ore 19. Martedì 7 incontro con i cittadini al centro storico, ritorniamo al centro storico. Mercoledì 8 incontro con i cittadini nella frazione Fonti, alle ore 19. Giovedì 9 incontro con i cittadini nella frazione Madonna del Carmine. E venerdì è il comizio di chiusura, l'orario non lo sappiamo perché andremo sicuramente a sorteggio con gli altri candidati sindaci. Che dirvi? Il programma lo conoscete, lo dobbiamo divulgare. Lo dobbiamo divulgare, l'invito è a tutta la squadra, a tutta la coalizione, il più possibile in ogni punto della città. Mettiamoci il nostro cuore, mettiamoci la nostra forza di cambiamento, perché ritengo che ci sono tutte le condizioni, come rappresentavano prima gli amici. In città si respira un'aria diversa. Chi ha fatto qualche campagna elettorale riesce a capire che il clima è cambiato rispetto agli ultimi 10 anni, in particolare gli ultimi 15 anni, vi è un'area diversa, la città vuole cambiare, mettiamocela tutta, ci dobbiamo credere per noi e per i nostri figli. Grazie di cuore e vi raccomando, per venerdì 20 alle ore 20 noi saremo lì a parlare del nostro programma e a presentare tutti i 64 candidati. Grazie ancora.